Distinguere la partigianeria di partito dagli interessi generali di tutela dell'ambiente e della salute dei noi cittadini che svolgano un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, delle quali si assume tutte le responsabilità politiche, sociali, giuridiche che vi competono, e il senso della lettera aperta inviata dal Comitato Sulmona Morrone Valle Peligna ai sindaci della società partecipata Cogesa all'indomani della lettera dei 41 che a nomina Ciarò di andare a gara. Hanno chiesto a Gherardini di fare un passo indietro proprio in mattinata. In una lettera, l'amministratore unico a tempo ha fatto sapere piena disponibilità a dimettersi dalla carica con le modalità e i tempi che comunemente saranno concordati nell'interesse prioritario del prezioso e strategico patrimonio pubblico rappresentato oggi dal Cogesa. Le criticità gestionali sono tante, ma anche le possibilità di poterle risolvere con un lavoro intenso e qualificato, scrive Gherardini, tramite l'adozione di provvedimenti mirati e tempestivi, finalizzati a risanare la gestione ordinaria dell'attività nella logica della continuità aziendale. Il Comitato però va oltre, supera le logiche, chiede ai sindaci di mettere da parte la partigianeria di partito per dare lo stop ai rifiuti aquilani, voltare pagina proprio con Gherardini per inaugurare la nuova era dell'economia circolare.